Nata e cresciuta nel quartiere di Prima Valle, sa far ridere, ma sa far ridere in maniera potente. Gestita una motivazione consapevole e maestria e intervalla in momenti di assoluta comicità con battute incalzanti, però non fa che pensare. È un attore generoso, tantissimi spettacoli di solidarietà, sono una diretta testimone per quello che ha fatto la comico, autore, regista, una presenza scenica trascinante. È amatissimo dal suo pubblico a cui regala a prezzi popolari spettacoli che vengono sempre, sempre, sempre in teatro pieno. I suoi testi sono scritti con grandissima ansia, affrontano i problemi del quotidiano e attingono molto dalla sua vita privata. Lui è un personaggio, si chiama il suo compagno, Antonio. Grazie, mi vedete? Sì, stiamo a commentare la partenza di questa, e non mi carico, perché adesso appena si vede un comico vicino a dice tutto il tempo, no, non sono candidato, no, grazie per questo premio, poi prendo simpatia per un comico, quindi veramente è inerente in questo, cioè la simpatia, parlando poi di umanità, io esporto la umanità in Italia, facendo insomma, quando la simpatia del romano quella breve, quella decisa, quella diretta, quindi sempre romano non ha queste preamboli ogni volta per fare o per parlare con un amico, è subito diretto, se c'è qualcuno disperato, per lì che piange, che cosa hai fatto? Mia moglie mi ha lasciato scappare da un altro, ci ha parlato da allora, cioè è già sentente, c'ha la sintesi, però c'ha la sintesi, ma nello stesso tempo riesce anche a far ridere parlando anche, che so, di morte che porta il fastidio, ma il romano lo fa anche per stemperare, esorcizzare la morte, ma non è cattivo, non è parlare in un modo peggio, per esempio tu dici ma tanto tempo non vedo tua suocera, ma che fine ha fatto? Sta guardando i fiori dalla parte dei radici. Nel scelti che ha salvato quella persona che era sicura della persona, c'era la prossima volta. E vedi, uno si è fatto la battuta, e invece la possiamo ci fare che ha salvato quella signora si sta buttando sotto che arrivo, perché quando si è avuto che ha salvato la mia suocera, vedete con due battute anche si riesce anche a fare un po' di ironia. Grazie per questo momento, sono veramente orgoglioso, perché io quando vi dopo il maestro, quando il maestro. Lascio il posto con voi. Grazie.